La macchina. La macchina è a posto. Prima volante. Chiedo che il Presidente del Consiglio faccia qualcosa, perché non si può fare una campagna elettorale in questo momento. Non si può andare a incontrare Confartigianato con tre blindati dei carabinieri. Cioè, abbiamo parlato dei problemi degli idraulici, dei tipografi, dei parrucchieri, delle 5.000 aziende che hanno chiuso in Emilia Romagna quest'anno, blindati. Adesso questa non è civiltà, e quindi chiediamo che si possa esporre il progetto di un'Emilia Romagna alternativa a quella della sinistra, pacatamente e serenamente. Non lo so, spero che non si ripetano episodi di violenza di questo genere. Ieri è stata denunciata un'incursione, un'irruzione di incappucciati in una sede del Partito Democratico a Milano. Io ho espresso subito la nostra totale piena solidarietà ai condanni, come dovrebbero fare tutte le persone normali. Legge elettorale. È drammatico in questo momento, in cui mezza Italia è sotto l'alluvione, sotto il fango, che i due principali partiti, PD e Forza Italia, si scannano sulla legge elettorale. Alla Lega della legge elettorale non gliene frega niente, noi pretendiamo l'esenzione fiscale per tutti coloro che sono stati colpiti dall'alluvione. In piazza ci sono circa un centinaio di persone che l'aspettano, c'è andrà. Ma quali persone? Quale dei due tipi di persone? Leghisti, no, dai leghisti, ma dai cittadini di Parma io ci vado ben volentieri, anche perché lo scopo dell'aperitivo è raccogliere fondi per gli alluvionati. Ecco, a me piacerebbe che i giornalisti andassero a chiedere ai contestatori se non va bene neanche raccogliere i fondi. Io pretendo che in Italia ci possa essere libertà di espressione senza scomodare 100 poliziotti che poi ci vanno di mezzo perché ci sono degli smandati che vanno a rompere le scatole agli altri. Questo non è normale, non è possibile. Stavolta com'è andata? Hanno comunicato tutti gli spostamenti? No, ma noi comunichiamo sempre tutto. Oggi abbiamo incontrato gli artigiani, abbiamo incontrato gli industriali, hanno chiuso 5.000 aziende quest'anno in Emilia Romagna e con la Lega al governo dell'Emilia Romagna l'imposizione fiscale sarebbe completamente diversa. Però, ripeto, c'è un Presidente del Consiglio in Italia, è normale fare campagna elettorale in questa maniera qua, è normale che sia l'anziano contuso perché c'è gente che dovrebbe essere a casa a lavorare, a studiare, invece viene a rompere le palle in piazza, non è normale.